Perfetto. Fatto un bel tempo. Un bel tempo, veniamo dalle finali Elite Middle della Summer Cup. Semifinali. Semifinali, scusami. No, adesso aria di finale, c'è il tuo Western che ha provato in finale. Non lo dovevo neanche fare. Tu, Lorenzo, sei sempre senza. Non ti fermi mai di fronte a nulla. Comunque, ad ogni modo, siamo qui per seguire le Per cose vicissitudini di quei importanti. Davids. Il sorteggio di questa sera ha visto scontrarsi poi con quella squadra che noi avevamo dato per certa semifinalista avversaria. Già, ma sotto sotto già lo Sì, sapevamo, dai. l'SD Arcobaleno si gioca domani mattina, cioè tra poche ore, alle ore 9. Col E fresco. allora è difficile, Lorenzo, fare una stima, no? Su, È difficile. cioè su parlare su quello che può essere il livello. È chiaro che parliamo di quattro squadre che sono le più forti d'Italia, tra queste ci siamo anche noi. Per arrivare a questo livello devi essere una grande squadra, quindi non mi aspetto di certo una partita facile per i nostri ragazzi. Senti, il fattore di giocare alle 9 di mattina rispetto ad esempio alle altre partite, alle 11 e mezza a Roma, alle mezzogiorno a Chianciano stesso con un bel caldo, domani non dovrebbe essere caldissimo, mettere la mano, Beh, alle può 9 aiutarci da questo? una parte sì, da una parte no, nel senso che alle 9 è molto presto per giocare, quindi ti devi organizzare bene per il risveglio, la colazione, eh? Però sarà più fresco e questo aiuterà sicuramente i cavalli di Danny Gabrielli e di compagnia cantante. Senti, come oggi abbiamo avuto una chiacchierata bella con Riccardo Bussetti, un po' improvvisata ci siamo ritrovati a Sì. prenderci un caffè con il mister presidente di quei Devils. Il factotum. Come lo hai visto, Riccardo? L'ho visto un po' teso, come è giusto che sia, perché come sia stiamo parlando di un avvenimento molto importante, perché ti giochi comunque sia le Final Four a livello nazionale, non è una cosa Forse che un qualcosa che succede, non si rivedrà mai più, non è una forse. cosa che succede di certo tutti gli anni, però li vedo belli carichi. Cioè, comunque sia sono una squadra che, cioè, come si dice, una squadra in missione, nel senso che hanno trovato veramente la quadratura del cerchio perché hanno fatto un grande gruppo, vanno tutti diretti verso la stessa direzione e attualmente li vedo tanto consapevoli delle proprie forze. Quindi, come abbiamo visto contro i ragazzi d'Aprilia, che era una situazione in cui si era messa difficile, comunque non hanno mollato, l'hanno ribaltata e l'hanno portata a casa. Quindi, li vedo in un ottimo momento. Secondo me, non se lo potevano giocare in un momento migliore di questo. Questo è un appuntamento. Adesso c'è da giocare e da portarsi a casa il miglior risultato possibile. Vi diamo un paio di informazioni importanti. Grazie al nostro presidente Raffaele Sabatini Grazie che ha presidente. lottato per noi, riusciremo a fare le riprese video domani. Siamo qua anche per Sì, perché è questo. sempre difficilissimo qui con Sì, non si riesce a anche comunicare. qui riusciamo ad imbrogliarci nella burocrazia, incredibile. Ce l'abbiamo C'è di fatta. Madrigi. Solo ci hanno chiesto magari, anche se ancora, io invece finché non me lo dicono A me direttamente, non me lo dobbiamo dire con una pistola ci puntata, hanno che chiesto di essere più imparziali possibili. in questi casi noi entriamo in modalità Bergomi e Caressa Sì, noi 2006. ovviamente ci facciamo tutti quelli con i Davids. Allora, il programma è Non questo. me ne vogliono i siculi, cioè. Siculi, emiliani e E piemontesi. tutti quanti. Allora, il programma è questo. Alle 9:09 ci sarà la prima semifinale. Noi la seguiremo ovviamente con il video dei Way Davids. Ci sarà la diretta testuale sui nostri canali social. In modo particolare Facebook riporterà in automatico gli aggiornamenti dei gol. Dopodiché a seguire alle 10:15, 10:30 ci sarà l'altra semifinale che comunque noi vedremo comunque ad avere quei Sì. Davids perché studieremo le prossime Comunque avversarie che sia, sia da il lì terzo o quarto posto. uscirà l'avversario di quel Davis. Poi avremo un sabato pomeriggio diciamo di riposo anche nostro Ce lo siamo dove anche meritato, comunque credo. cercheremo anche di portarvi dei contributi qui da Chianciano alle finali nazionali. Dopodiché Quello sarà il tuo ufficio. sì, quello è il mio ufficio, adesso non lo potete vedere ma c'è un tavolino Li vedi rotondo. proprio meravigliosi. Forse in teoria è più giusto quello, però questo è più romantico forse. Lo sposto, lo metto sul terrazzo. Sì. Dopodiché invece domenica mattina dovrebbe esserci alle 9 la finale del terzo e quarto posto e a seguire la finalissima nazionale. Speriamo Speriamo di giocare alle 10, di giocare ai 10, assolutamente sì. anche se sarà più caldo. Niente, noi a questo punto, visto che tra 5 ore dobbiamo alzarci, Sì, penso simpatico come sia il cosa. caso di andare a dormire. Comunque ecco. Mi fa piacere l'idea che tutto il nostro movimento ternano supporti quei Devils in Beh, questa diciamo che impresa. oltre ad essere una grande impresa sportiva, ha fatto anche un'altra grande impresa, andare di riunire un po' tutto il Sì, tutto il movimento. movimento, però si Da sono fare un po' uniti. da collanti Non in era questo, facile. e in questo momento serviva, secondo Un paio di considerazioni al volo prima di lasciarci. Non c'è Thomas Donati, me. c'è C'è Luca Bruni. Bruni e c'è forse anche Belfiore.
Belfiore sarebbe importante, secondo me. Belfiore. Anche Thomas ha avuto finora, secondo me, un ruolo molto importante. Tanto qualcosa in qualcosa qui, secondo me, già è parte di riattentare dei sicuri, che sono preoccupatissimi. Che stanno in questo stesso albergo. Quindi dobbiamo disturbarli, tipo, come fanno. Sì, li facciamo dormire, magari facciamo una cronaca un po' più scarica, magari perché non dormiamo neanche noi, però. Che dicevo, Thomas Delaney in assenza pesante perché ha fatto un lavoro scuro, un lavoro che io ho visto fare raramente, però quello di collante della squadra, nel senso li teneva tranquilli con la sua esperienza, con la sua, con il suo carisma, e mancherà. Recuperare un giocatore come Belfiore penso sia abbastanza scontato dire che è importante. E Bruni che tipo che può dare? Bruni può dare geometrie, può dare tanta qualità, perché come dire, Bruni, non dimentichiamoci che è un giocatore con tanta qualità, tanto elegante, molto elegante, quindi poterla dare la mano, perché comunque sia in queste competizioni io l'ho provato anche in prima persona, perché un po' di anni fa l'ho fatto anch'io. Tu, le fasi regionali, le fasi regionali solamente, non abbiamo fatto lo stesso percorso di Mad Devils, quello non l'ha fatto nessuno. Che non l'ha fatto nessuno, però in queste competizioni è molto importante avere un grande numero, mentre a differenza di magari la stagione regolare, dove magari si rischia di fare anche confusione con tanta gente in queste partite, giocando in questi orari, giocando con una squadra che comunque non conosci, e un approccio così, avere tante carte nel proprio mazzo è importante. Però ti ha detto una cosa, in quelli si sono arrivati, adesso parliamo di ieri, venerdì, insomma, sono arrivati, per voi che vedete il video, ieri, venerdì, quindi hanno avuto modo di abituarsi, di rilassarsi. Rispetto ai regionali parliamo solo di due partite importantissime, fondamentali, storiche, ma due. Le regionali comunque i Guadalizzi hanno fatto fronte a quattro partite in due giorni. E anche questo aspetto per gestire le forze del gruppo sarà importante. E Danny, che contro il Sordi era un po' più scarico, sembrava un po' più scarico, per mai dire, poi ha fatto due assist, decisivo e tutto, ha tenuto i gol per domani. Speriamo, Danny. Il nostro pallone d'oro.